Cirella la velocità della luce. Quindi c'è 37 e 237 da 1 e 1 in unità di massa atomica sarebbe la velocità della luce. Questo signore, che tra prezzi ha avuto anche un premio Nobel della fisica, quindi non è un mischio, si chiama Dirac, che ha calcolato questa cosa qui, dice che chiaramente l'elemento 100% lo può scrivere sulla tabella periodica degli elementi, però tecnicamente non ci arriveremo mai, perché già il nucleo, perché il mercurio è liquido? Il mercurio è liquido perché 80 di 637 fa circa 0,25, cioè praticamente l'elettrone del nucleo del mercurio gira 0,25 volte la velocità della luce, creando, secondo la relatività di Einstein, una caduta su se stesso dello spazio-tempo dell'orbitale. E questo crea la liquidità del mercurio. Questi sono lavori di chimica degli anni 60-70. Effetti relativistici sulla tabella periodica degli elementi. Sì, quindi giustamente. Però, certo. Sì, io, per carità. Ci insegna a scuola queste cose. Sì. Però, se legge su scritto, su poco. No, ma hai ragione, certo. Perché un conto, certo, un conto il conto fatto così, un conto poi ci sono gli effetti relativistici che producono delle limitazioni gravi. Cioè la tabella periodica degli elementi arriva fino a un certo punto, poi non si può più andare oltre. Non esiste, si spappola l'elemento 100%. Infatti si nota che i transuranici hanno una durata sempre inferiore, perché non più si caricano. Sì, certo, e c'è questa contrazione dei lantani che è dovuta a questo fatto. Ma sembra più corretto sul scientifico americano, ci sono degli studi, e sembra che ci sono delle isole di stabilità che si riproducono, cioè che si presentano anche a questi pronunci molto elevati. Certo, queste isole sì. Proprio quelle tra le differenze sette russi, quello che ho fatto dei calcoli. Sì. E sembrerebbe che proprio verso l'elemento 115. Per esempio, Lega Bismuto, non è che l'ha visto qualcuno, per carità di Dio, ha un signore che si chiama, mi ricordo, pubblicato su Perkin Transition, del Chemical Society inglese, negli anni 70, ha calcolato Lega Bismuto, ma l'ha calcolato su termini teorici, cioè il cloruro di Lega Bismuto a quanto volerebbe se esistesse. Ho capito, ma tanto fammelo vedere. ecco, il famoso 1915, no? Comunque a tutt'oggi mi sembra che, non so se quant'è l'ultimo elemento dichiarato esistente, perché mi sembra che non so se 112, ma non so se c'è proprio. Non me lo ricordo, sì, 112 sicuro c'è. Sicuro, perché poi altri non si sa, perché poi 111 lo vedo, però è dubbia la cosa, perché si sa bene. Per quanto riguarda il magnetismo, no? Allora, io pensavo al discorso del magnetismo. I supermagneti, i magneti che praticamente hanno un'influenza sempre sullo spazio, proprio lo spazio-tempo di Einstein la c'è per questo, che è questa storia che io personalmente lo trovo un po' strano. Comunque, lei non ci vede qualche cosa di legame col magnetismo? Sì, c'è una cosa interessante. Una volta, tanti anni fa, parlavo con, come si chiama, con Philip Corso, prima che crepasse, e lui mi disse che aveva un pezzo di materiale dell'UFO di Gretchen Rosen che avevano trattato con i raggi X, e i raggi X avevano messo in evidenza che questa roba era fatta di palladio, iterbio e idrogeno, mi disse così, con una struttura lineare. Allora eravamo a tavola, gli altri erano giornalisti, non ci hanno capito nulla. Io sono tornato in dipartimento il giorno dopo e con un computer molecular modeling mi sono calcolato la cosa. Effettivamente, mettendo l'iterbio e il palladio, iterbio e palladio con legami mu appunto di idrogeno, che sono a 90 gradi tra di loro, ottengo qualcosa che potrebbe essere un ipotetico superconduttore a temperatura ambiente, perché il palladio e l'iterbio, le due sferette, si compenetrano una dentro l'altra, cioè gli elettroni superficiali del palladio fanno un filo elettrico con gli elettroni dell'iterbio a temperatura ambiente. Perché le due orbitali estremi si sovrappongono uno all'altro perfettamente, tenendo presente delle lunghezze di legame dell'idrogeno. Quindi ha avuto un'idea questo. Lui disse: noi lo sapevamo sintetizzarlo allora. Io oggi lo saprei sintetizzare con tecniche MVS, cioè vaporizzazione di metalli. Metal vapor synthesis, MVS.
Pensavo al fatto che il magnetismo può avere un effetto sulla, cioè la gravitazione del magnetismo. Questo voleva dire che l'UFO che loro avevano analizzato era un superconduttore a temperatura ambiente, questo volevo dire. Sì. Fine. Grazie a voi.